posso trovare qualche posa, qualcosa che mi interessa. Anche un sacco di boobies, perché qui ci sono le boobies, guardate bene le boobies. Ciao carissimi, ciao bellissimi uomini super affascinanti e donne, soprattutto le donne, perché questo video è dedicato alle donne, in particolare a una speciale che avrete visto nel video di ieri, è senz'altro il mio personaggio preferito del gioco, Arms. Parlo proprio di Twintel, la ragazza dalla pelle oscura francese che combatte con i capelli in stile Bayonetta, strafiga, bellissima, e... che so usare meglio di tutti? Sì, proprio di lei sto parlando, ed è proprio lei che ho voluto disegnare. Partiamo dall'inizio, allora. Perché Twintel? Perché fare questo disegno? Perché perderci così tanto tempo? Perché fondamentalmente, non riesco neanche a parlare bene oggi. Uno è il mio personaggio preferito, quindi quello che so usare meglio, su Arms. Ma non l'ho scelta perché lo so usare meglio. Mi ricordo, e lo avrete visto anche voi, che nel primo video di Arms, appena l'ho vista, ho detto: oh mio Dio, lei è fighissima, è bellissima, combatte con i capelli, sarà il mio personaggio preferito. Così è stato, ho imparato a utilizzare lei ed è il mio personaggio principale per quanto riguarda scontri online, ufficiali, non ufficiali e tutto quanto di Arms. È ovvio che cazzeggio e provo altri personaggi, però lei rimane in assoluto il mio preferito. E non so se vi ricordate, ma proprio recentemente ho parlato, mi sembra nel video del disegno di Zelda, di Link seduto con la maglietta Nintendo Switch, che sto affrontando un periodo di crisi artistica, chiamiamola così, anche se io non mi ritengo assolutamente un artista, bensì un disegnatore, una cosa, un personaggio che fa le cose in modo più procedurale e tecnico e più da designer architetto che da artista wow facciamo cose astratte, no, perché sono due differenze sostanziali. Io non sono l'artista che fa una cagata su un foglio e dice questa è arte. No, devi studiare, saper disegnare, inventare, creare, fare il design di abbigliamento, il design di un personaggio, di un'ambientazione. Questo è il bello del mio lavoro, è quello che piace fare a me. Insomma, stavo in questo periodo di crisi. Sto tuttora. Che cosa vuol dire? Mi succede più o meno una volta l'anno che i miei disegni non mi piacciono più per qualche strano motivo. Non mi piace come mi vengono dal punto di vista delle proporzioni, anatomicamente, espressivamente. Allora devo affrontare un periodo di cambiamento. Mi succede molto spesso, appunto una volta l'anno, in cui mi metto a ristudiare cose, non so, anatomia, prendo altri fumetti, compro altri artwork e mi faccio ispirare, e non c'è modo migliore di migliorarsi, fico, che fare qualcosa che ti piace. Cioè, mi sono appena accorto che ho fatto 4 video di fila con questa maglietta, ma non è perché non mi cambio mai, è perché l'ho registrati più o meno tutti nell'arco di un giorno e mezzo, quindi non vi allarmate per il fatto che ho sempre la stessa maglietta, mi lavo io. Anzi, anche spesso, proprio perché vado in palestra, eccetera, eccetera, mi lavo spesso. Quindi, ecco, un piccolo punto. Disegnare qualcosa che ti piace davvero in quel momento, perché tanto i piaceri vanno a periodi. Magari adesso voi siete in fissa con Attack on Titan o con Tokyo Ghoul o con quello che è. Beh, allora disegnate quello, perché è quello che vi fa migliorare. Disegnate qualcosa che per puro sfizio, perché vi piace tanto, in quel modo si sentono i miglioramenti. L'anno scorso per me sono stati dei fumetti di Spider-Man e altri della Marvel, perché c'erano dei disegnatori che mi piacciono molto e quindi sono diventati quei personaggi il mio motivo, il mio elemento ispirazionale, chiamiamolo così. In questo caso, siccome sto giocando tanto Arms, tanto si fa per dire quando ho tempo, quindi un'oretta al giorno, quello per me vuol dire tanto ora, un'oretta al giorno, vabbè, quando appena ho un buco libero gioco Arms e gioco online e soprattutto gioco con Twintel, personaggio che mi piace molto. Allora ho detto, ecco che cosa devo fare, un personaggio che mi piace molto, di cui sono ora ispirato, e quindi viene per forza fuori un bel disegno, perché mi ispira, mi piace, non può venire male. Per esempio Link di Zelda l'ho disegnato una miriade di volte, se andate a vedere su Instagram, quindi quello forse non era più l'elemento giusto, anche perché è passato un po' l'hype di Zelda, quello in cui stavo sempre a giocare a Zelda, facendo sempre cose di Zelda. Invece adesso sono in modalità Arms, quindi ho detto, sai che? Andiamo su Arms. E infatti, ecco, vedete dietro di me che si sta creando questo disegno. Ho preso i soliti elementi, immagini di riferimento, di foto di Twintel, cose di Twintel, più delle pose anatomiche femminili che mi sono messo a fianco, così da prendere come base una posa che mi piaceva e modificarla giusto un po' nel mio disegno per dargli una posa un po' diversa, ecco. E ve l'ho sempre detto, quando volete disegnare un qualcosa, è un bene ricopiare e prendere qualcosa da quell'autore, come per esempio sto prendendo un manga, mettiamo ad esempio che
ne so, Dragon Ball, mi piace Goku, prendo il manga, apro quella pagina, ho trovato il disegno, adesso lo ricopio. Ma il suggerimento mio è no, cioè prendete più immagini di Goku e fatelo in una posa nuova, in un qualcosa di diverso, eccetera. Cioè, ad esempio, vedete soprattutto la posizione dei pugni, dei capelli, che l'ho messi come volevo io, che perché stessero bene nell'inquadratura, che un quadrato, ho disegnato su un quadrato appositamente per pubblicarlo bello carino su Instagram, visto che è il social in cui vado tra virgolette più forte. Se YouTube può essere considerato un social, è qua che vado più forte, però non è proprio un social questo, è più una vetrina, non lo so. Fatto sta che l'ho disegnato in questo quadrato e ho messo la posizione delle cose come meglio pensavo, come più mi ispirava, e sempre guardando più immagini di riferimento cerco di capire quel cazzotto come si vedrà da questa prospettiva, in questo angolo, così via. Quindi ripeto il consiglio: prendete immagini di riferimento, cambiate la posa, inventatevi qualcosa, vestitelo magari anche in modo diverso se proprio siete ispirati, però ecco, metteteci sempre del vostro, perché così è una doppia esercitazione, no? Vi esercitate nel disegno stesso tecnico, nel prendere dei tratti da un disegno che vi piace, ma allo stesso tempo nella creatività, nella capacità di essere versatile nel modificare quel corpo come diavolo volete, averlo presente in tre dimensioni nella vostra testa e giocarci, insomma. Più o meno questo è il succo, questo è quanto. Non so che altro potrei dire in particolare di questo fatto. Quindi sono in una crisi, ci sto lavorando, nel senso mi sto esercitando con cose che mi piacciono, guardo elementi e cose. Adesso sull'utanime mi era uscito questo affare qua, questo artbook pieno di disegni interessanti, per esempio sfogliandoli posso trovare qualche posa, qualcosa che mi interessa, anche un sacco di boobies, perché qui ci sono le boobies, guardate bene le boobies. E niente, e disegno qualcosa da qui, anche solo a schizzo. Dite no alla perfezione, nel senso, cioè, in questo caso io sono andato a curare il dettaglio, no, di Twintel, poi con il colore e tutto, ma perché volevo un bel disegno da poter regalare poi a voi via Telegram, via il canale Telegram che trovate sempre qui sotto in descrizione, o semplicemente cercando Electric Peo su Telegram. Il canale si chiama Electric Peo News, infatti da lì potete scaricare la versione desktop di questo disegno da utilizzare come sfondo del computer o da utilizzare come sfondo dello smartphone, o per farci quello che vi pare, ecco. Per quello che ho mantenuto risoluzione altissima e ho curato il dettaglio, perché volevo che fosse un prodotto gratis per voi da usufruire se vi piace. Se non vi piace potete anche non scaricarlo e fregarvene, come vi pare. Stavo dicendo no alla perfezione, no. Dite no alla perfezione, non a quei due peli sul capezzolo di troppo, perché l'importante per migliorare, secondo me, ma secondo anche molti altri artisti di cui ho letto libri o visto cose, è consigliabile chiudere i lavori. Quindi per esempio, se io mi sto esercitando con i visi umani e sto facendo parecchi disegni dal vero con foto o cose del genere, una volta che ho beccato le cose anatomiche, la posizione degli occhi, il naso, eccetera, e tutto, via, chiuso, avanti il prossimo, un'altra faccia, ok, ho beccato i lineamenti, i denti, posizione del naso, capelli, chiuso, avanti il prossimo. Adesso disegno questo Frank qua, che tanto non te disegna nessuno a te Frank, perché sei brutto come la fame, però va bene, disegno Frank, ho beccato la mascella deforme, tutto quanto, ok, fatto, prossimo lavoro, perché così che assorbi di più, no? Assorbi molto di più. Il dettaglio lo fai quando stai facendo un lavoro che richiede dettaglio, no? Come in questo caso. Che comunque sia, per la cronaca, per fare questo disegno ci ho messo all'incirca quanto? 6 ore penso, perché ho iniziato la mattina alle 10, ho finito alle 3 del pomeriggio con una pausa pranzo di tipo 10-20 minuti, quindi sì. Però se uno fa delle cose un po' più fast, magari senza colore, perché non vi state esercitando sul colore ma soprattutto sul disegno in sé, può darsi che di questi, come schizzi, ne potete fare davvero 10-15 al giorno, e quello è esercitazione. Se al contrario vi state esercitando sul colore, anche lì, una volta che hai messo, che ne so, color pelle, un po' d'ombra, un po' di luce calda di qua, un po' di luce fredda di qua, fatto, va avanti il prossimo, senza andare a fare quell'ombra riflessa che si vede un po' sulla chiappa e che si vede un po' su una ciocca di capelli. No, non esageriamo, ragazzi. Nel senso, ci stiamo esercitando, dobbiamo fare passi avanti, correre, accelerare, no? Poi se un giorno ne vorrete fare uno assurdo che ci volete perdere un sacco di tempo e curare il dettaglio, ben venga, ma questo deve venire ogni tot disegni, ogni tot materiale fatto, no? Siete d'accordo? Spero di sì, perché se no mi sento un bamboccio e io non voglio essere bamboccio, io sono intelligente. Mamma, è vero che sono intelligente? Come no? Mamma dice che non sono intelligente, ma io in questo video non mi sono neanche presentato, ero così preso da raccontare come è nato questo disegno che non ho detto nemmeno che io sono elettrico.
e adesso qualcuno lo saprà che è capitato a caso in questo disegno che io sono Electric Boo. Mamma mi chiama Electric Boo ed è un peccato che l'abbia detto alla fine praticamente del video. Vorrei far durare un po' di più questo video per non accelerare troppo il disegno, visto che spesso lo devo accelerare molto perché stiamo parlando di 6 ore di lavoro compattate in 10 minuti di video, quindi bisogna accelerarlo tipo di più di 1000 volte pur di compattare il tutto in 10 minuti e farci un video. Però so che per alcuni di voi che disegnano, si divertono a disegnare, potrebbe risultare interessante e utile se uno non accelerasse così tanto, quindi cercherò di accelerare il meno possibile, quindi devo trovare un altro argomento di cui parlare per questo video. E parleremo di Spider-Man Homecoming, perché sono stato a vedere appunto Spider-Man Homecoming il giorno dopo che è uscito e santo cielo, è stata una bella sorpresa, per me è stato un piacere, non so voi, ditemelo nei commenti, nel senso mi è piaciuto molto, tutto molto rielaborato, personaggi più o meno nuovi inseriti e in modo anche originale, cioè questa volta la Marvel non si è fatta, la Marvel e Sony, perché alla fine i copyright di Spider-Man dei film rimangono della Sony, ma tramite un accordo della Marvel hanno fatto questo Spider-Man che poteva entrare in Civil War, di cui tirare fuori un film in modo che tutti fossero contenti, fanbase, Marvel, Sony, tutti facessero tanti bei soldini, perché questo è stato più o meno il succo, no? Cosa che non riesce a fare ad esempio la Fox con la Marvel, e quindi X-Men rimarranno sempre da soli lì nella Fox a farsi affari loro e non entrare nel mondo della Marvel. Quindi questo Spider-Man Homecoming ha preso un sacco di personaggi esistenti di Spider-Man, la storia di Spider-Man è stata rielaborata per adattarla al nuovo universo Marvel dei film, ed è molto interessante come l'hanno fatto. Peter Parker è un ragazzo molto giovane di 15 anni, fa tipo il secondo superiore, così come veramente, nel senso, tutti i film che abbiamo visto di Spider-Man, beh, sappiate che Spider-Man nasce quando ha circa 14 anni, lui diventa Spider-Man giovanissimo, è un ragazzo inesperto e bamboccio, insomma sfigato ma intelligente, nel senso studia eccetera e si crea i suoi gadget da solo, e qui invece Iron Man gli dà una marcia in più con quell'armatura che gli ha dato in Civil War, armatura no, tuta fighissima, uno dei design più carini di Spider-Man secondo me, molto semplice ma molto bello lo sguardo. E in questo caso una cosa che mi è piaciuto molto è che Spider-Man è stato messo un sacco di volte in situazioni in cui tra virgolette non abbiamo mai visto. Una cosa è metterlo come al solito, come ha fatto sempre fino adesso sempre la Sony, ok siamo a New York, buttiamolo in mezzo ai palazzi, facciamolo dondolare come se non ne avessimo visto abbastanza di dondolamenti eccetera eccetera, inseguimenti, invece qui sono stati originali, l'hanno messo in luoghi in cui magari non era possibile usare bene la ragnatela, si è trovato ad affrontare il problema del come faccio a muovermi se non ci sono palazzi altissimi, robe piccolezze, lo so, sono piccolezze, sono stupidaggini, però a me fanno piacere perché danno un tocco di originalità al tutto. Io non voglio spoilerare niente, però se non lo avete ancora visto, beh, andatelo a vedere perché si è rivelato davvero un bel film, molto carino, soddisfacente, e davvero speravo tanto che fosse così, perché io ho seguito sia Tom Holland, che è l'attore di Spider-Man attuale, che l'Instagram di Spider-Man Movie, che l'Instagram della Marvel, l'hanno pubblicizzato a bestia questo film, e quindi avevo tanto paura di un flop del tipo pubblicizziamolo a bestia tantissimo e poi il film è una merda, come è successo un sacco di volte. Invece è stato piacevole, la critica come al solito ha le sue cagate da ridire su tante altre cagate, per esempio Mary Jane è tutt'altro rispetto alla Mary Jane dei Spider-Man a cui siamo stati abituati, rossa, bella e pallidamente bianca tipo Biancaneve. In questo caso no, è tipo una testa di cazzo che fa sempre il dito medio e che, cioè, è tutto rielaborato, non sono stati super legati alla trama originale di Spider-Man, non è morto zio Ben per l'ennesima volta, grazie zio Ben, l'hanno lasciato già morto in pace, poverino, basta far morire zio Ben, dite no alla morte del zio Ben, basta. La zia di Spider-Man è una fica, Iron Man è innamorato, Tony Stark, cioè non è innamorato, gli piace, quindi un po' ci prova, tante piccolezze nuove, originali, che hanno dimostrato che slegandosi dalla trama classica di Spider-Man, uno è possibile farlo, due è possibile farlo in modo intelligente, e questo è senz'altro non solo un piacere ma una prova che l'originalità e le buone idee pagano anche in valore di cash, perché tanto avrà fatto un sacco di soldi sto film, ma almeno fino ad adesso finalmente abbiamo uno Spider-Man legato all'universo dei film che tanto ci piace, amiamo e che aspettavamo tanto, perché abbiamo visto un sacco di film tra Avengers e 3 Iron Man e 2, 3 Thor, sta uscendo il terzo Thor,
due Guardiani della Galassia, tra l'altro tra i più belli secondo me i Guardiani della Galassia, Ant-Man, Capitan America, tanti. E finalmente entra il più importante, non per forza più importante, ma colui che vende di più, diciamolo, perché Spider-Man è quello che vende di più, sia dal punto di vista dei fumetti che dal punto di vista dei film, dei giocattoli, delle cose. È proprio, tu pensi a un supereroe, il primo che ti viene in mente ormai non è Superman, cazzo, no, ti viene in mente Spider-Man. Superman, ciao, bella, sì, è vero, Superman arriva magari da un cazzotto, lo uccide Spider-Man, però non conta un cazzo, i bambini non vogliono lui, vogliono Spider-Man, hai capito? Frank, a te che piace? Superman non capisci un cazzo, te ti piace Spider-Man? E a proposito di supereroi, sta per uscire, o almeno ho visto la pubblicità, del film della Justice League, in cui avremo, vi ricordate del Trono di Spade e Gal Drogo? Beh, quell'attore lì farà Aquaman, poi c'è Flash, Batman, Wonder Woman e Superman e Cyborg. Cyborg, supereroi che a voi magari sono sconosciuti ma fanno parte del mondo DC, non sono così ultra famosi mondialmente parlando come i supereroi Marvel, ma avranno suo modo, avranno la possibilità, insomma. Speriamo che sia un bel film. Tutto qui. Così come ispirante e istigante la pubblicità del film di Thor. Perché adesso vi spiego una cosa. Allora, nel mondo Marvel, circa nel 2006, anni veri nostri, 2006 o 2008, o forse 2004? Non mi ricordo, forse prima. Oddio, sto fa un macello. Comunque sia, Hulk è stato esiliato nel mondo Marvel vero dei fumetti, ok? È stato esiliato e mandato in un pianeta lontano, perché faceva sempre i macelli, diciamolo così. Da chi? Dagli Illuminati, che gli Illuminati nel mondo Marvel erano Xavier, Tony Stark, Pantera Nera, Doctor Strange e chi cacchio altro c'era? Freccia Nera. Freccia Nera, ricordatevi questo nome, Freccia Nera, mentre che parlo, ok? Freccia Nera, mettiamolo in una tasca qui dentro, perché ci servirà tra pochissimo. È stato esiliato Hulk, finisce in un pianeta dove tutti gli esseri viventi lì dentro sono più forti di lui, quindi lui per sopravvivere è costretto a combattere tipo gladiatore, roba del genere, e quindi quando tornerà sulla Terra a spaccare il culetto a tutti sarà ancora più forte di prima. La trama del nuovo film di Thor, o almeno il trailer, quello che ci mostra è che Hulk è finito in qualche modo in un pianeta avverso in cui è costretto a combattere come un gladiatore e nel quale finisce anche Thor e potrà... Perché è finito lì Hulk? Domanda. Sarà perché davvero anche nei film magari lo esiliano o scappa lui o non si sa o lo rapiscono? Quella è una domanda. Ma torniamo a Freccia Nera, perché c'è un altro trailer che ho visto, sempre su Instagram, perché è il social che uso di più, sugli Inumani. Gli Inumani sono degli esseri viventi simili agli X-Men, ma che esistono tipo da sempre, che è tipo una razza che non è, cioè ha dei superpoteri non per via delle mutazioni come X-Men, ma per qualcosa di più geneticamente tramandato, non ci ho mai capito un granché. Fatto sta che gli Inumani ne faranno una serie, doveva essere un film. Doveva essere un film, e lo diceva anche il sito ufficiale della Marvel, invece no, sarà una bellissima serie, potete trovare il suo trailer già qui su YouTube, basta cercate Inumani trailer, cacchio ne so. E Freccia Nera è uno degli supereroi o esseri viventi più potenti in generale di tutto l'universo Marvel. Diciamo che in cima alla piramide, no? Alla catena alimentare Marvel ci sta Thor e Hulk nell'universo Marvel dei fumetti. Thor e Hulk spacca i culi tutti, sono i più forti di tutto, ok? Non come nel film che sembrano più o meno forza media, no, loro nel fumetto sono i più potenti in assoluto, ma subito sotto di loro ci sta appunto Doctor Strange, Xavier o ad esempio Freccia Nera, il capo dei Inumani, che ha un potere alquanto particolare, ovvero lui quando parla la sua voce è così potente da distruggere letteralmente cose, far brrr. Assurdo, no? Tant'è che lui non può parlare, perché basta che fa e magari fa vola via 7 macchine davanti a lui, non può fare tipo perché uccide delle persone, non può farlo. Infatti una volta combattendo contro di Hulk ha cacciato un urlo e ha rotto un pezzo della luna, per capirci, questo è l'universo Marvel. E non so se la potenza sarà uguale nella serie, ma nel trailer si vede bene che fa tipo, gli danno tipo una botta alla schiena e fa tipo e partono infatti le macchine davanti a lui, perché proprio la sua voce è troppo potente. Quindi sì, andate a vedere anche questo. Io vi tengo in questo video, vi ho tenuto anche aggiornati di cose che magari non ve ne frega niente, perché voi lo so che siete più amanti di anime e cose del genere, ma no, siate amanti di tutto, tutto, senza pregiudizi, che così, che assorbite più informazioni, no? Che sia mondo americano, che sia mondo giapponese, assorbite! È questo che vi fa diventare più intelligenti, per non dire nerd sfigati, chiusi in se stessi, come sono stato io. No, intelligenti, perché un giorno vi renderà più interessanti, perché saprete di tutto, magari siete disegnatori e avrete assorbito elementi da destra, a sinistra, da tutto, quindi questo è il mio ultimo consiglio per questo video, che non so neanche quanto è durato, perché ho parlato un sacco, ed è la prima volta
volta che mi sento quasi stanco di parlare. Non so se ho mai parlato così tanto. Fatto sta che chiudiamola qua. Mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se questo disegno, ma questo video, parlare con me vi è piaciuto. Lasciate un commento per dirmi se vi è piaciuto il disegno o qualunque altra cosa. E soprattutto ricordatevi che questo Electric